tanti gli appassionati delle due ruote che si sono dati appuntamento domenica 5 novembre ad Isola di Capo Rizzuto per il secondo motoraduno organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Japix dal titolo Cavalcando la Storia. A parte il vento, le buone condizioni meteo hanno favorito l'evento. La carovana, circa 400 moto, dopo la benedizione dei caschi, ha fatto un giro turistico facendo tappa al Museo del Parco Archeologico di Capocolonna. Poi la pausa pranzo ed infine le premiazioni. C'è stata una manifestazione bellissima, c'è stato il nostro secondo motoraduno targato Japix, una manifestazione a livello comunque interregionale, perché abbiamo avuto ospiti non solo dalla Calabria ma dalla Basilicata e dalla Puglia, quindi pertanto diciamo grazie alla federazione per averci concesso comunque di esserci affiliati al loro circuito e in un certo qual modo anche riusciamo a portare luce sul nostro territorio. Siamo arrivati oltre 400 moto, quindi un'organizzazione perfetta a partire dall'ingresso, poi dai parcheggiatori e poi dalle staffette. Siamo arrivati a Capocolonna dove siamo andati al museo, ho offerto un grandissimo buffet, al rientro poi abbiamo lietato tutti i nostri motociclisti con dei panini, birre e abbiamo concluso con la premiazione dei vari club e la torta, quindi giornata spettacolare. È stata una giornata che ha dato delle soddisfazioni al nostro gruppo, alla Japix stessa. Spero che comunque si possa ripetere ancora in altri anni. Grazie a chi ha collaborato, a tutte le altre associazioni che hanno collaborato insieme a noi a darci supporto. E che dire, questi sono gli eventi che riempiono di gioia una città come Isola Capo Rizzuto.